Al centro del cerchio c'era una piattaforma di pietra. Un raggio di luce proveniente dall'alto penetrava e la illuminava. I piedi del treppiede si infilavano perfettamente nelle incisioni in cima alla piattaforma. Il raggio proveniente dall'esterno avvolse la gemma e si divise in cinque. E ogni raggio illuminava una lettera. Partendo da sinistra, diceva M-A-R-I-B. Marib! Ora, tutto quello che dovevo fare era scoprirne il significato. Nico, li ho visti. Chi? I Templari. Li ho spiati durante la loro riunione nelle catacombe. E hai visto i Cavalieri Templari? Ho visto dei tipi travestiti da Templari. Stanno cercando una certa spada di Baphomet. C'era il tipo che si spacciava per un dottore, quello che ha ucciso Marquet. La chiave di tutto è il manoscritto, proprio come pensavamo. Indica la via per la spada spezzata, qualunque cosa sia. E cosa c'entra l'assassino in tutto questo? Vuole fermarli. Questi nuovi Templari sono uomini e donne che occupano posizioni di rilievo. Non capisci? Plantar era uno di loro. L'assassino lo ha ucciso per impossessarsi del manoscritto e impedirgli di trovare la spada. Ma adesso ce l'abbiamo noi il manoscritto? Sì. E allora come pensano di trovare la spada? Non lo so. Hanno parlato di una lente e di un certo Klausner che è andato in Siria. Ma penso che non abbiano capito l'importanza del luogo della riunione. Dopo che se ne sono andati ho scoperto un piedistallo di pietra e un'iscrizione scolpita. Ho messo la gemma sul treppiede, proprio sotto il raggio di luce. La gemma ha proiettato il raggio e illuminato le lettere M-A-R-I-B. Marib è un villaggio in Siria. Allora i neotemplari sono più avanti di noi. Klausner è stato più veloce di me. Non starai mica pensando di andarci anche tu? E perché no? Questi tipi sono pazzi e pericolosi. Secondo me dovresti lasciare la gemma al suo posto. Va bene, e il treppiedi? Lo rispedisco ad André, anonimamente. C'è qualcosa tra te e Lobino? Sono affari tuoi? Eravamo d'accordo. Il pagliaccio? I Templari, solo un rapporto d'affari, ricordi? Sì, ma... Quindi sta alla larga dal mio caso. Pensi che debba andare a Marib? La Siria è molto lontana, George. Il gatto era bruttissimo e si comportava come se quel pezzo di carne fosse stato suo. Ehi, tu, giovane! Parlare inglese? Do you speak English? Parlez-vous anglais? Yes, sì. E naturalmente, oui, è meglio di te mi pare. Mi chiamo Nesho. Benvenuto nel mio grande emporio di merce di qualità. Allora questa è la tua bancarella? Sì, signore. Sebbene la parola bancarella non sia poi così appropriata, è la più raffinata in questa metropoli caotica. Questa è una metropoli caotica? Beh, veramente no. Quanto costano quei libri sullo scaffale? Hai sterline siriane? Penso di avere qualche spicciolo irlandese. Allora costano troppo per te, signore. Parli bene inglese. Grazie, signore. L'ho imparato con delle cassette che mi ha dato mio zio. Ah, un corso linguistico. No, signore. Jeeves and Wooster, i gentiluomini inglesi. La signora Finknuttle, zia Agatha. Il tuo gatto non è proprio amichevole, Nejo. No, signore, non è per niente amichevole. Perché lo tieni? Ah, non è mio. Solo che riposa dove gli pare e oggi ha deciso di rimanere là. E come direbbe Kipling, è un gatto che cammina da solo. Orgogliosamente indipendente. Così sembra. È tuo padre quello nascosto sul retro della bancarella? Sì, lo è. Un tipo simpatico e rumoroso. Il suo nome è Ayub. Non sembra che tu lo rispetti molto. Veramente? Non solo lo rispetto, ma mi piace parecchio. Nonostante i suoi scatti di rabbia, andiamo molto d'accordo.
Ti dice niente la parola templare? Templare, templare, templare... Ah sì, naturalmente! Davvero? Sì, una splendida serie di libri di Leslie Charteris, con protagonista quel bricone di Simon Templar. Fantastico, mi è di grande aiuto, Nation. Nient'altro? La serie televisiva Il Santo con Roger Moore e il suo sguardo da furbacchione. L'omino con il bastone e l'aureola. Quindi la parola templare ti ricorda solo Roger Moore? Lo guardavo solo per l'uomo con il bastone e l'aureola. Era animato meglio. Allora non sbaglio se ti dico che la parola templare ti dice poco. Beh, c'era un ordine di cavalieri che venne distrutto dall'Inquisizione nel 1312, suppongo. Proprio loro. Che altro sai? Quante informazioni pensi che ci siano su una carta del Trivial Pursuit? Cosa? Dell'edizione medievale. Ce l'abbiamo avuto in vendita un paio di anni fa. Domandami cos'è una celata, dai! E so tutte queste cose! Lascia perdere. Va bene, dimentica i templari per un minuto. Cosa ne sai dei cavalieri? Come i crociati? Arrivarono in Oriente in una missione folle e inutile. Sacrificarono migliaia di vite, comprese le loro, per superbia. Non riesco a capire come certa gente possa considerarli dei romantici. Hai mai visto quest'uomo prima? No, per fortuna. Ha uno sguardo di ghiaccio. Che cosa ne pensi di questa, eh? Oh, è un splendido giocattolo. Un giorno, quando sarò ricco, farò una collezione di palline dai colori vivaci che sarà famosa in tutto il mondo. Stai parlando sul serio? Certo, la gente verrà da molto lontano per vedere la mia... Sì. ...collezione. I Rockefeller e i Getty possono tenersele tutte le loro belle opere d'arte. Ma dimmi un po' una cosa. Un Picasso può essere bello quanto ti pare, ma cosa te ne fai se non puoi farlo rimbalzare su un muro? Non hai torto. Che cosa ti dice questa? Beh, non molto. Comunque, ho già visto tante volte quel motivo. Arrivederci, Nejo. Ciao. L'aria era impregnata di un cattivo odore. La bancarella aveva degli spiedini che penzolavano dalla tettoia. Decisamente non si presentava bene. La faccia del venditore ambulante non era una grossa pubblicità per la bancarella di spiedini. Salve, come ti chiami? Ciao, ciao. Comprare spiedino, molto buonissimo. Beh, ciao, buona giornata. Molto buonissimo. Maruba! Salve, signore! Che significato ha per te? Sì, sì. Tappeti, sì? Cosa ne pensi di questa scatola di fiammiferi? Ah, dare a me! Dare a me! Alla mut! I migliori saluti, mio fortunato amico. Eh? Ci conosciamo, signore? No, no, e di nuovo dico no. Ma mio caro amico, non vedi la fortuna di entrambi in questo incontro? Devo essere sincero. Sei un viaggiatore, è vero? Tu devi essere il detective più famoso del mondo. No, mi è stato detto che è Sherlock Holmes, quello con la fronte ampia e pantofole piene di tabacco. Io, per contrasto, essere autista di taxi di lusso migliore del mondo. Adesso capisco dove vuoi arrivare. Sono Hunter, autista di taxi e guida per eccellenza. Questo dovevo sentire. Dovevo volere andare, fare il nome al tuo servo obbediente e voleremo là agili come l'aquila. Oh, beh, non voglio andarmene da Marib per il momento, ma sono sicuro che se lo farò, tu sarai il primo a saperlo. Bene,
Quando sapere dove andare, chiamare Ultar. Grazie. Ci vediamo, Ultar. Augurare buona giornata, interessante e felice, amico. Ehi, avete proprio un bel club. Mi chiedevo se potessi aiutarmi. Cosa? Non ho capito. Mi dispiace, ma non capisco. Questo non mi sorprende. Lui dice dispiaciuto, ma lui non parla inglese. Beh, ma non ha detto niente. È senza lingua. Senza lingua? Cosa è successo? Una scommessa. E perse? Vinse. Dovresti vedere altro tipo, oh sì. Ciao di nuovo, Ultar. Allah sia lodato. Essere una volta ancora grato della tua generosa presenza. Questo posto è veramente difficile da trovare. Oh sì, è il più esclusivo. L'iscrizione non può essere più di... caro signore, sapresti stimare la popolazione del villaggio? Non lo so, un paio di migliaia? Allora direi che l'iscrizione non essere più di un paio di migliaia. Cosa ne pensi di quel ragazzo al mercato, Nejo? Nejo? Ah, il ragazzo di Ayub. È troppo cresciuto per indossare sandali. Io parlo un inglese splendido e lui ride. Dice, Ultar, tu grosso bovino, spacchi l'infinito. Io dico, ti spacco la testa se non te ne vai immediatamente. Molto divertente, vero? Divertente? Dovresti andare in televisione. Cosa sai del venditore di kebab? Uomo molto infelice. Ultar dice, coraggio, compare. Potrebbe non accadere mai. E lui dice, zitto, Ultar. Strano. Per niente. Harto avere sempre faccia da funerale. Non sapere perché. Sai niente dei Templari? Naturalmente. Sì. Cosa puoi dirmi? Grande gruppo di anni 60. Ah, no, veramente. Chi mise il bop nel bop, shibop, duop? Già, domande senza risposta. Non hai mai visto quest'uomo prima d'ora? Oh, certamente. Era qui proprio ieri. Qui? Ieri? Mio Dio, è vicino. Sì, fatto molte domande, proprio come te. Che cosa ha chiesto? Lui chiede di americano chiamato Stobby. Stobart? Sì, Stobart. Lo conosci? Il killer sapeva il mio nome. Che altro ha chiesto? Lui chiede di tedesco chiamato Klobner. Cercai di ricordare il nome dell'uomo che i cospiratori avevano perso in Siria. Si chiamava Klausner. Certo, proprio come aveva detto Ultar, Klausner. Dissi uomo nella fotografia che Klausner voleva andare alla collina Testa del Toro. Aspetta, dove voleva andare? Testa del Toro, grande collina, 10 miglia dalla città, forse 60. Quando accadde? Oh, forse una settimana fa. Cosa mi puoi raccontare della collina chiamata Testa del Toro? È magnifica, vista incredibile. Vale proprio pena farci una visita. Come ci posso arrivare? No, fammi indovinare. Avere bisogno migliore guida che ti porti laggiù con taxi dotato di aria condizionata. Ahimè, dove posso trovare questa guida? Ultar, migliore guida della zona, in qualunque direzione tu voglia andare. Perbacco, sono proprio fortunato. Desideri il mio servizio piacevole e lussuoso. Ok, va bene, andiamo. Mi dispiace, ma prima cosa le formalità. Un viaggio verso collina Testa del Toro. $50 americani, per favore. $50? Non ho $50. Oh, che sfortuna. Ultar dispiaciuto, ma non può guidarti nel viaggio di tutta vita. Aspetta, Ultar, non c'è niente che possiamo barattare? Magari, caro amico, ma mio taxi bisogno di benzina e marmitta, bisogno di dottore per marmitta.
Non è possibile trattare queste cose. Mi piange il cuore per ingiustizia, ma o i dollari o niente. Ci vediamo, Ulthar. Che la fortuna sia con te, signore. La sputacchiera era quasi piena. Cosa vendevano in questo posto? Bevande o espettoranti? Dannazione, la porta è chiusa a chiave. Ehi, scusa, hai detto qualcosa? Dice, tu no andare al bagno. Leggere segnale, compare. Compare? Perde un po' il suo significato nella traduzione. Guardai attentamente il cartello, ma scoprì che non capivo nessuna parola. Ciao di nuovo, Ulthar. Allah sia lodato. Essere una volta ancora grato della tua generosa presenza. Puoi spiegarmi il significato del cartello? Dice, la porta rimanere chiusa fino a quando spazzola non restituita. Firmato la direzione. Oh, cosa significa? Manager compra nuova bellissima spazzola, lasciala nel lavandino per 10 minuti. Torna indietro. È stata rubata. Non era nemmeno stata scartata. Dannazione. Chiude il bagno a chiave e dice nessuno usare bagno fino a quando spazzola non restituita. Noi diciamo cosa facciamo nel frattempo, eh? Lui dice incrociare gambe e usare forza di volontà. Questo è quello che hai fatto tu? No, Ulthar usa secchio. Ci vediamo, Ulthar. Che la fortuna sia con te, signore. Salve, mi chiedevo se potevi aiutarmi. Sicuro, figliolo. Ho sempre tempo per un amico americano. Mi chiamo Anderson. Dwayne Anderson. Piacere di conoscerti, signor Anderson. Accidenti, ragazzo. Non sono mica in servizio. Chiamami Dwayne. Oh, va bene, Dwayne. Mi chiamo George Stobart. Ho visto un quadro medievale di una donna, della famiglia reale o della nobiltà o qualcosa del genere. Stava guardandosi allo specchio, ma il suo riflesso era un uomo a tre teste. Che cosa ne pensi? Penso che dovresti farti curare. Pensi che i tori abbiano un significato particolare da queste parti? Strana domanda, George. No, penso di no. Posso farti una domanda strana? Va bene, ma non so se ti risponderò. Sai niente sui Templari? I Cavalieri Templari? Sì. Ah, niente di niente. Ehi, sapevi che erano un ordine cavalleresco? Quello che so e quello che dico sono due cose diverse, ragazzo. Non avrei resistito così tanto in questa attività se non l'avessi saputo. In questa attività? Certo, la mia ditta di biglietti d'auguri. Oh, per favore. Ti dice niente l'immagine di un cavaliere con in mano una sfera di cristallo? Accidenti, no! Che cosa ci fa un cavaliere con una palla di vetro? Non lo so, probabilmente... Cosa c'è, ragazzo? Non è una sfera di cristallo. Tutto mi parve molto chiaro. Quello che i cospiratori sostenevano di aver perso, la strana prospettiva del manoscritto, era una lente. Hai mai parlato con Nejo? Nejo? Il giovane ha quella bancarella di schifezze, vero? Sì, l'ho conosciuto, è un ragazzo intelligente. Parla 4 lingue e non è mai andato a scuola. Andrà lontano, però continua a venderci delle porcherie. Non troverai niente di utile qua in giro. Lo so io. E anche tu. Prova a dirlo tu a Pearl. Sostiene che ci siano degli oggetti antichi nella loro bancarella. Hai conosciuto Ulthar? Oh, il taxi più lussuoso che abbia mai visto. Ha perfino l'aria condizionata. Sì, il tassista. Ha cercato di truffarci. Ci ha menato per il naso. Hai mai sentito parlare di una collina che si chiama Testa del Toro? No. E dov'è? Non lo so, sto cercando di scoprirlo. Testa del Toro? Devo tenermela a mente.
Sembra un posto interessante. Sei molto distante da casa, Dwayne. Potrei dire la stessa cosa per te, George. Io, sono solo in vacanza. Senza una macchina fotografica? Hai fatto tutta quella strada e non fai fotografie. Ti dispiace se ti faccio una foto, George? Cosa? Perché? Ehi, potevi avvertirmi. Non ti dispiace, vero, George? I miei parenti saranno curiosi. Che cosa fai esattamente, Dwayne? Non te l'avevo detto? Ho una ditta di biglietti d'auguri. Sì, la nostra sede è a Cleveland, Ohio. Pearl scrive le poesie per i biglietti. Dovrei chiederle di recitarne alcune. Dov'è tua moglie, Dwayne? Pearl? Oh, deve essere qua in giro. Sta cercando qualche buon affare. Da quanto tempo è che siete sposati, Dwayne? Beh, saranno 30 anni. Hai mai visto quest'uomo prima d'ora? Forse. Dove l'hai trovata? L'ho trovata da qualche parte. Certo. Vai in cerca di foto di sconosciuti e poi chiedi in giro. Accidenti. Ecco, un'altra foto di un completo sconosciuto. Forse chiederò in giro a proposito di questa. Va bene, ci vediamo, Dwayne. Contaci, George.